Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Animal Crossing New Horizon. In Giappone sono usciti altri trailer. Ci vogliono veramente far morire questi ultimi giorni in attesa dell'uscita del gioco. Bene, guardiamo il primo assieme. Sapevo che gli ultimi giorni sarebbero stati i più duri, infatti ci stanno facendo completamente impazzire, ci stanno facendo sbavare con piccoli nuovi dettagli, trailer, screenshot, messaggi su Twitter, ci stanno uccidendo continuando a darci queste piccole dosi giornaliere della nostra droga preferita di Animal Crossing. Ora vediamo assieme questi 30 secondi di questo primo trailer e poi lo analizziamo assieme pezzetto per pezzettino, immagine per immagine. はじめは何もない島でした。町から少し離れたところで遊園地作り。崖を崩して川を引いて地面はきれいに舗装して高台を生かした見晴らしのいい遊園地の出来上がりです。 何もないから何でもできる。任天堂スイッチ、集まれ動物の森。 Bene, anche questo trailer si apre con la visuale degli alberi della nostra isola. In questo caso ci sono gli alberi in primavera, questo per farci ancora più ansia nel pensare che fra pochissimi giorni uscirà ed è primavera. Quindi la stagione, secondo me, più bella da vedere a livello di proprio tinte. Quindi c'è questo rosa degli alberi che sta benissimo con il verde di tutto il resto. Poi il rosa pastello, lo sapete, ho un debole. E poi dopo vediamo il villaggio vero e proprio, quindi dove ci sono le case. E sono bellissimi questi vialetti, tutti ordinati, le case tutte belle messe a posto, tutte in fila. Ed è bello che non devi più temere di svegliarti una mattina e scoprire che un nuovo abitante del villaggio ha deciso di costruire la sua stupida casa proprio nel punto più largo dove tu avevi deciso e messo da parte tutte le stelline per poterti costruire una splendida fontana, e invece no, il tizio si è messo proprio lì. Invece adesso noi potremo costruire il nostro villaggio abitato esattamente come vogliamo noi, come in questo caso un esempio bellissimo con tutti i vialetti paralleli. Comunque queste immagini mi mettono una calma incredibile. E secondo me è una cosa che in questo momento in cui siamo tutti parecchio agitati, una cosa di questo tipo ci voleva proprio. Quindi non vedo veramente l'ora che esca per potermici immergere almeno per un pochino, cercando di isolarmi da questa tensione che stiamo provando tutti i giorni per la situazione in cui ci troviamo. Ed ecco la protagonista del trailer che arriva sul cantiere, e questa, diciamocelo, è la fase del gioco che tutti, secondo me, aspettiamo di più, ovvero quella in cui ribaltiamo completamente l'isola, trasformando la bellissima oasi naturalistica in cui arriviamo in una metropoli funzionale in cui ogni singolo aspetto della città viene gestito da noi e sistemato esattamente come lo vogliamo. Ed eccola lì pronta, col suo bel fazzolettino da contadinella in testa, che prontamente si trasforma in un caschetto da cantiere, perché ovviamente per ogni lavoro ci vuole la propria divisa, non è che ti metti a scavare con la pala e le scarpette di vernice. Quindi lei si prepara ai lavori, ed è carino vedere come hanno reso l'idea dei lavori in corso, mettendo degli scatoloni in giro, degli attrezzi, la sediolina apri e chiudi, il telefono appoggiato su uno scatolone, giusto per rendere l'idea, perché comunque tutti questi dettagli non servono ai fini dei lavori, perché basta la nostra paletta, la nostra cazzolina e facciamo tutto così. Però è un'attenzione ai dettagli veramente bella. E a questo proposito vorrei attirare la vostra attenzione su il bagno chimico, con anche di fianco i rotoli di carta igienica, lo spazzettino e la ventosa, che poi
la ventosa in un bagno chimico, come la usi? Comunque, a parte gli scherzi, è veramente bella questa attenzione ai dettagli che hanno posto nel fare questo trailer, perché intercetta proprio noi, questo, il nostro tipo di attesa, perché cosa facciamo? Andiamo a vedere ogni singolo fotogramma di ogni roba che pubblicano per poter andare a scoprire chicche nascoste dappertutto, perché è una prima occhiata, sembrerebbe 30 secondi di un trailer qualunque, invece se vai a vedere i piccoli dettagli sono quelli che veramente te lo rendono incredibile. E questa cosa del potersi smontare, rimontare, rismontare l'isola a piacimento, ovviamente penso sborsando il dovuto pizzo a Nook, questa cosa secondo me renderà il gioco ancora più longevo, proprio perché ne amplifica le possibilità creative. Perché a un certo punto, l'abbiamo visto anche nei giochi precedenti, arrivi ad essere così ricco che non hai più bisogno di andare a lavorare nei campi di frutta o di scommettere sulla borsa delle rape, così come non hai più bisogno di contrabbandare specie a rischio di estinzione portandole via dal loro habitat naturale. A un certo punto sei sufficientemente ricco da poterti comprare tutto quello che ti pare e alla fine quasi quasi ti annoi. Arrivavi a quel punto in cui la città era praticamente finita, avevi costruito tutte le possibili opere pubbliche, ponti, perfino orologi, quel momento in cui hai ormai comprato tutto quello che ti interessava comprare, hai finito tutti i set dei palloncini, delle sirenette e di Frozen e sei riuscito perfino a mandar via tutti i villici che ti stavano sui maroni trattandoli così male, tanto che loro alla fine se ne sono scappati. E quindi a quel punto il gioco, almeno a me, andava un po' a noia e quindi o lo ricominciavi da capo, però l'idea di ricominciare da zero ti faceva venire un po' d'ansia, oppure semplicemente passavi a qualche altro gioco. Invece con questa modalità tu, se a un certo punto ti sei stufato di vedere l'isola come l'hai sistemata, semplicemente ti prendi in mano la tua cazzuola, ti metti l'elmetto da muratore e smonti tutto. Risistemi tutto, metti un po' di terra qui, crei un laghetto là e ti risistemi la tua isola da capo. E quindi, secondo me, questa modalità potrà rendere il gioco ancora più longevo, perché ci dà sempre cose nuove, volendo, da poter fare anche quando avremo raggiunto il top della nostra isoletta. Ma continuiamo con il nostro trailer. Qui possiamo vedere la bambina che si sta costruendo una bisca clandestina all'aperto. C'è addirittura Godzilla che, assieme ai ciliegi, è praticamente monumento nazionale giapponese. Ed ecco che qua possiamo vedere il lavoro finito. Un bel parco divertimenti a tema, anche se il tema di fondo non lo vedo. C'è addirittura la giostra con le tazzine, il faro panoramico e un grosso robottone sulla sinistra. Ma chi è quel robottone? Gundam? Aiutatemi, perché a parte Evangelion e il più recente Pacific Rim, coi robottoni sono un pochino ignorante, quindi se sapete di che cartone animato è, scrivetemelo nei commenti. Ma andiamo avanti. Questo tizio invece ha costruito una roba alla Indiana Jones e il Museo Maledetto, con tanto di teschi, fiaccole e idolo d'oro da poter rubare. Ma qui quanto sono belle queste scalinate, io le trovo pazzesche, con anche i due falò ai lati e le sfingi in alto. Questa invece si è fatta le sue terme private, con anche quattro fontanelle e piscinette termali. Mi chiedo se si potrà ficcarcisi dentro queste piscine, almeno in quelle più grandi. Che poi ti alzi al mattino, pensi di andare a fare un bel bagnetto rilassante nella tua zona termale pagata a carissimo prezzo da quell'infame di Nook, e poi magari ti trovi un villico ippopotamo che si è messo ad occuparti abusivamente la tua proprietà. Però mi fa ridere sempre l'idea che noi ci sbattiamo un sacco a costruire tutto e poi ci sono questi maledetti villici che vanno e si fanno i fatti loro nelle nostre cose.
Comunque guardate anche qui l'attenzione quasi maniacale ai dettagli. C'è anche il distributore dell'acqua e il cestinetto delle serviettine, come se fossero veramente delle terme. Hanno messo addirittura la bilancia. Brutti maledetti, la bilancia. No, dai, la bilancia no. I pentoloni da strega invece non li ho capiti, ma fanno scena, quindi va bene. Non so che vapore debbano fare visto che siamo all'aperto. Fosse stato un ambiente al chiuso ci sarebbe stato, facevano un po' effetto sauna. Qui invece troviamo l'ambientazione per gli amanti del wrestling, con tanto di ring, sedioline per il pubblico e perfino i due allenatori da una parte e dall'altra del ring. Mi auguro per il nostro non troppo grande protagonista della scena, vestito con quel pigiamino fosforescente, mi auguro per lui che lo sfidante non sia il rinoceronte con la faccia un po' incazzata seduto nelle sedioline, perché sennò la vedo grigia per lui. Un tocco di sobrietà alla scena viene data dalle due statue degli orsi, uno da una parte e uno dall'altra, con da notare la finezza di averne fatto uno blu e uno rosso come i due lati del ring. Altra attenzione fortissima ai dettagli, un po' trash ma carino. E il video si chiude con una bella ambientazione notturna stile Halloween, con le streghe ed è tutta scura, viola, e la strega arrabbiata che fa la faccia da strega. E qui finalmente vediamo il pentolone che ha senso. Allora avevo ragione che era un pentolone da strega e non un pentolone termale. Comunque anche questa immagine è molto carina, io non ci farei tutta la città tematizzata ad Halloween, magari spacchi tutto e la tieni per il mese di ottobre e basta, però veramente veramente carina. Bene, con questo si chiude il primo trailer. Vi farò un'analisi, una recensione anche del secondo trailer. Che cosa abbiamo visto? Di sicuro la possibilità di personalizzare la nostra isola in modi praticamente infiniti. Abbiamo visto da Indiana Jones alle terme, al wrestling, veramente il limite è solo la nostra fantasia. Quindi anche questa parte secondo me potrebbe rendere il gioco ancora più longevo, perché si può cambiare non solo fisicamente la morfologia dell'isola, ma si possono continuamente creare nuovi ambienti col fatto che si può arredare fuori di casa. Quindi una volta che le stanze sono finite in casa si può comunque sbizzarrirsi tematizzando ogni parte dell'isola con qualche ambiente particolare. E voi cosa ne pensate di questo trailer? C'è qualcosa che vi ha colpiti particolarmente? C'è qualche ambientazione o qualche cosa che vi viene in mente di fare e che farete nella vostra futura isola? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. A prestissimo, ciao!